Antonella Clerici. Il matrimonio a sorpresa con Vittorio Garrone. L'annuncio che fa piangere tutti e che lascia senza parole. Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono una coppia stabile da circa 7 anni. Nei giorni scorsi l'imprenditore ha festeggiato 58 anni e i due si sono concessi una romantica vacanza a Lisbona. Un momento speciale che hanno raccontato sulle pagine di Diva e Donna, dove hanno rivelato anche i loro progetti sentimentali. La conduttrice e Garrone si sono conosciuti grazie ad un'amica in comune. Fra loro c'è stata un'immediata intesa. In seguito al primo incontro Vittorio ha corteggiato Antonella in modo classico e tradizionale. Le ha anche inviato lettere d'amore profumate. Oggi i due sono affiatati. Si amano molto e condividono anche molti interessi. Non parlano palesemente di matrimonio, ma secondo alcuni rumors sono prossimi a fare il grande passo. Antonella ha alle spalle 2 matrimoni. Il primo con il produttore musicale Sergio Cossa e il secondo con l'ex giocatore di basket Pino Motta. Inoltre la conduttrice di È Sempre Mezzogiorno ha avuto una relazione importante con Eddie Martens, che l'ha resa madre di Mael. I due ex sono oggi in buoni rapporti, anche se vivono distanti, e sono riusciti a trovare il giusto equilibrio per il bene della figlia. Garrone è convinto che il matrimonio sia un vero atto d'amore e per questo non ha perso le speranze e riuscirà a convincere Antonella a perfezionare la loro relazione in forma ufficiale. Antonella Clerici. Lui è uno che c'è, nonostante 2 matrimoni falliti alle spalle. Antonella potrebbe sposare Garrone nei prossimi mesi. Per il momento non c'è stato un annuncio ufficiale, ma i due non negano che stanno vivendo un momento sentimentale speciale. Sono sempre presenti l'uno per l'altra e questo conferma quanto è solido il loro amore. Non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo. L'ho già fatto 2 volte, ha dichiarato diverse volte la presentatrice di Io Canto. Garrone riuscirà a farle cambiare idea? Secondo alcuni gossip è già sulla buona strada. Antonella non ama le sorprese, ma io gliele faccio lo stesso, ha dichiarato l'imprenditore. Non è escluso che tra queste sorprese ci sia anche l'attesa proposta di nozze. La Clerici non potrà che dire di sì. Vittorio c'è nelle cose importanti e anche quando lascia un fiore suo cuscino. Ha dichiarato, insomma, il matrimonio potrebbe solo consolidare il loro amore.